Conclusa la rifinitura per il Catania, è già tempo di pensare al Castrovillari, prossimo avversario, domani alle 15 al Massimino. Mister Ferraro, quali le sue sensazioni in questo momento? No, le sensazioni sono molte, molte positive, perché quando una squadra vince allora si lavora con più allegria e soprattutto con grande spirito di gruppo. Però bisogna resettare l'ultima vittoria che abbiamo fatto. Domani ci aspetta una partita difficile, perché qui il Castrovillari, una squadra che gioca bene, una squadra ben allenata, con giovani di valore, sicuramente qui verranno qui a dire la loro. E noi dobbiamo essere pronti a superare tutte le insidie della partita. Non sarà una partita facile, perché le partite facili non esistono in questo campionato. Ogni partita bisogna affrontare al massimo e poi accettare il risultato del campo, questo sicuramente. Quale atteggiamento si aspetta da parte del Castrovillari? Ma credo che il Castrovillari, dove tutte le squadre che ci affrontano, faranno la partita giusta che sia, una partita di cartella, una partita che si vogliono mettere in mostra, perché penso che sia giusto. È una squadra che viene da una sconfitta e sicuramente vuole fare punti qui a Catania. Verrà a fare una partita meno agguerrita, con ritmi alti. È una squadra che ho visto un paio di partite, è una squadra che gioca bene, c'ha idee di calcio, c'ha i giovani valori, c'ha il play loro molto importante. Cioè, ho visto una squadra che secondo me, se non l'affrontiamo nella maniera giusta, ce la vediamo difficile, questo sicuramente. Un pensiero per i tifosi, si annuncia un'affluenza addirittura superiore a quella registrata in occasione del match col San Luca. Beh, è inutile stare qui a Catania con questo pubblico, con questo entusiasmo che si sta creando. Davvero significa che noi dobbiamo fare qualcosa in più ogni domenica, anche se non ce l'abbiamo, bisogna tirarcelo da dentro di noi, dal cuore, dal fiato, perché con questo pubblico, con questa atmosfera, è una cosa che ci inorgoglisce. Dobbiamo essere sempre bravi noi a portare dalla nostra parte con i risultati e con le prestazioni, perché il pubblico è parte importante di questo progetto, come la società che ha fatto grossi, grossi investimenti, e soprattutto nella ripartenza del Catania ha scelto tutti quanti noi. Ma questa è la loro scelta, che ha fatto il vicepresidente Grilla, il presidente in testa con il direttore Lanieri. Noi dobbiamo essere bravi a mantenerci bene le nostre posizioni e soprattutto di dimostrare il nostro valore con i risultati del campo. Torniamo al campo e alle convocazioni, lei recupera De Luca e poi? No, recuperiamo De Luca, recuperiamo Russotto, diciamo che la squadra sta bene, c'ha voglia, come torno a dire ogni settimana. Oggi il calcio è un po' cambiato, perché ci sono cinque cambi dalla panchina che possono cambiare una squadra. Per questo il progetto del Catania è un progetto di una rosa ampia, e tutti i giocatori si devono sentire titolari di questa maglia. Lo vedo negli occhi dei ragazzi, anche quelli che subentrano o quelli che giocano all'inizio, oppure pure qualcuno che viene convocato, che vogliono stare qui nel progetto del Catania, perché poi lo vedo negli allenamenti, nell'intensità, nella voglia, in questo clima bello che si sta creando intorno a noi. Perché è un clima che lo stiamo creando dal 3 agosto, e man mano vedo sempre che andiamo avanti sia come gruppo e sia come sensazioni di squadra. Considerata la fatica infrasettimanale, mercoledì contro la Vibonese, dobbiamo attenderci cambiamenti nella formazione iniziale, oppure, insomma, è tutto resettato? No, diciamo che per quanto riguarda cambiamenti, la formazione che abbiamo scelto con la Vibonese hanno fatto bene. Sicuramente qualcuno domani può entrare per dare fiato maggiore alla squadra, perché alla fine avere una rosa importante come noi ce l'abbiamo, con tanti calciatori, penso che sono tutti quanti utili. Non è che gioca Jefferson o gioca Sarò, la differenza è tanta. Alla fine siamo tutti quanti utili di questo progetto e bisogna sentirsi titolari. Questo è quello che ci tengo a dire sempre, lo dico con i ragazzi, con il gruppo, che abbiamo Palermo, abbiamo Ravisarda, abbiamo Giovinco, abbiamo De Luca, abbiamo Litteri. Cioè, abbiamo una scelta di tantissimi calciatori. Sono fortunato a allenare una rosa di così tanti calciatori, però allo stesso tempo i ragazzi bisogna mettersi a disposizione, essere funzionali al progetto del Catania, perché è importante che il Catania arriva in Serie C con tutti quanti noi, e ognuno di noi darà il proprio contributo, questo sicuramente.
In molti hanno sottolineato la coralità offensiva del suo Catania, mister, ben 9 giocatori a segno, questo dato la inorgoglisce. Sì, mi fa stare bene perché alla fine un po' quello che facciamo in settimana la domenica man mano dopo un mese di lavoro si sta vedendo. In me, insieme al mio staff, quando si parla di una squadra si parla dei calciatori, poi bisogna guardare anche tutti quelli che lavoriamo dietro, no? Io come interesse come allenatore, poi ci sta Zeole, ci sta Emanuele, ci sta il prof Gaetano, ci sta Tomei, il proprio dei portieri, abbiamo il direttore Laneri che sta 24 ore su 24 con noi al campo, in più io e lui la sera poi ci fermiamo anche in albergo che parliamo sempre un po' sempre solo del Catania, per questo parlare sempre del Catania 24 ore su 24, diciamo noi, ci inorgoglisce e bisogna dare soddisfazione alla società e ai tifosi che ogni domenica vengono qui ad incitarci.